Torniamo in Europa, ma torniamo in Europa con degli italiani di valore, di cui essere orgogliosi. Per questo presentiamo il nostro candidato che ha una sua storia umana, professionale, etica, che può rappresentare la migliore Italia in Europa. Ascoltiamolo. Mi chiamo Gustavo Franchetto, sono nato a Verona, sono laureato in filosofia, giornalista per oltre 20 anni e dal 2000 impegnato in politica perché eletto in consiglio regionale. Oggi sono un consigliere regionale dell'Italia dei Valori, sono impegnato nella commissione cultura, sono impegnato nella commissione agricoltura. Ma io credo che l'emergenza dopo la presentazione che la politica sta vivendo sia un'emergenza legata alla sua credibilità. O oggi noi mettiamo sulla scena persone che sanno spendersi, che sanno stare al servizio della gente, che sanno essere trasparenti, che sanno rispettare le regole, che sanno recuperare questo rapporto di fiducia, o altrimenti rischiamo la debacle totale proprio dell'intero sistema politico. Crolla la fiducia della gente, il distacco diventa sempre più grande, è una porta che si chiude. Guardate, l'impegno anche questo di accettare di correre per questo europeo e per dire mettiamo in campo il meglio del nostro io, del nostro animo, della nostra volontà di lavoro. È terribile sentire dire che chi va in Europa, specie magari i parlamentari italiani, partecipano poco ai lavori, ci sono poco. Chi si assume un impegno, chi riceve la fiducia dei cittadini, ha l'obbligo di andare, di lavorare, di impegnarsi, qualunque sia il settore. Guardate, l'Europa ha dimostrato con questa crisi economica di essere tornata al centro dell'attenzione. La politica economica europea, concordata, condivisa, può aiutarci a uscire da questa crisi. I temi del lavoro, i temi dei diritti civili, i temi della legalità, i temi dell'ambiente, ma tutte questioni che oggi animano le nostre discussioni e preoccupano le nostre teste sono a livello europeo elementi centrali della riflessione e delle decisioni. Mandiamo in Europa gente che ha voglia di impegnarsi, mandiamo in Europa gente che vuol bene alla gente, gente che è vicina al territorio, gente trasparente, e non avremo mai fatto uno sbaglio. Scegliamo queste persone. Vorrei dirvi o dovrei dire quale sarà il mio impegno. Guardate, innanzitutto la questione di fondo, la disponibilità al lavoro, la disponibilità all'ascolto. C'è proprio per, direi, predisposizione in tante persone la capacità di dedicarsi agli altri, di ascoltare gli altri, di essere attenti, di non fare, come si dice, casta, di non fare parte staccata dal territorio. Ecco, direi che l'impegno primo è quello di assicurare e garantire la presenza e la partecipazione. Prioritariamente cosa sento? Beh, sento che in questo momento mi occuperei veramente delle questioni relative al lavoro, al salario in particolare. In Europa ci sono delle diversità enormi, per cui ad esempio i lavoratori italiani hanno uno stipendio decisamente più basso di tanti colleghi della parte occidentale. Loro là con la crisi ce la fanno, qui con la nostra crisi non si arriva alla fine del mese. Poi le grandi questioni ovviamente dei diritti civili e dell'ambiente. Direi sono tre temi sui quali sento così con umiltà, ma con forza, con generosità di poter dare veramente un contributo, anche un po' per l'esperienza fatta, per le battaglie già compiute in Consiglio regionale del Veneto, con dei risultati che spesso mi hanno anche dato soddisfazioni.